1982-2012, 30 anni di missioni all'estero. Questo è il nome del convegno tenutosi presso la Sala Protomoteca in Campidoglio per discutere degli impieghi dell'esercito italiano in operazioni fuori dal territorio nazionale dal 1982 ad oggi. Così il generale Franco Angioni. Sono 30 anni e quindi abbastanza lontani per poter trarre degli ammaestramenti e quindi avere dei criteri che possono diventare regola, ma comunque ancora molto presenti nella nostra mente al fine di poter ricordare qual è il compito principale che il Paese affida alle Forze Armate. E quindi questa esigenza di intervenire nelle operazioni di mantenimento della pace in paesi in crisi è diventato il life motif principale per le forze armate italiane. Tutte e tre le forze armate italiane, in particolare l'esercito che deve vivere sul territorio e con la popolazione. Occasione per ricordare l'ingresso delle forze armate italiane nelle operazioni complesse delle Nazioni Unite e allo stesso tempo un omaggio verso tutti quei militari che si sono adoperati per soddisfare le esigenze nazionali. Libano 1 e 2, la prima del 1982 e la seconda del 1984, Pellicano in Albania dal 1991 al 1993, Ippocampo in Ruanda del 1994 e Indus in Pakistan del 2005. Queste sono solo alcune delle missioni che fanno parte ormai della storia del nostro paese.